Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo 36esimo episodio di Pokémon Mega Power. Nello scorso episodio siamo entrati, o meglio, abbiamo concluso il rifugio del Team Delta e poi apparentemente avevamo catturato The Shady, che si era rivelato Galen. Ma poi, arrivati praticamente alla corte, diciamo, abbiamo scoperto che Galen in realtà era solo uno scudo. Il vero The Shady era la nostra assistente Tyra. In una battaglia sanguinosa e veramente ricca di critical e di colpi di scena, finalmente siamo riusciti a sconfiggerla. E adesso, finalmente, possiamo proseguire il nostro viaggio senza intoppi e senza che personaggi strani ci interrompano, o perlomeno si spera, in quanto il Team Delta e The Shady se ne sono apparentemente andati. Entriamo nella palestra e... Niente, ho appena detto che non ci rompiamo le palle. Ottimo lavoro. Sei ancora tu. Ho sentito. Hai fatto tutto. Esattamente come il mio capo si aspettava. Questa non è la prima volta che menzioni il tuo capo. Chi è costui? Per quale ragione il tuo capo vuole spiarmi? Devo mantenere il segreto del mio capo, è il mio lavoro. Ho un altro lavoro da fare questa volta. Devo testarti. Ai ai ai! Ai ai ai, battaglia contro il ninja. Che finalmente si mostra a noi dopo tipo la o seconda o terza parte in cui ci aveva affrontato. Manda in campo Crobat a livello 81. Simisear, mi raccomando, eh. Allora, predictando, vabbè, è abbastanza semplice predictare questo volo. Comunque mando Ampharos. In questo modo volo non ci farà niente. E per fortuna Statico ci dà una mano e lo paralizza. Ora con questo Thunderbolt spero che Crobat vada giù. Perfetto, ottimo lavoro Ampharos. Allora, Umbreon, Mega Medicham, è il tuo momento. Sai cosa fare? Eye Jump Kick, ottimo lavoro, grazie Medicham. Eye Jump Kick, ok. E questa volta dovrebbe andare giù tranquillamente. Ottimo, 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 ottimo. Ora manda in campo Scizor. E a questo punto Simisear, è il tuo momento. Allora, direi che con un... Come si chiama la mossa? Insomma, ruota fuoco, Flame Wheel, grazie. Dovrebbe tranquillamente andare giù. Ho avuto un'amnesia sull'inglese, ma lasciamo perdere. Scizor cade, nel senso proprio che muore male. Ora, Gallade. È psicolotta Gallade. Ergo Flygon. Flygon con volo, direi. Volo. Cross Chop evitato e volo non lo butta giù, però. Cross Chop, però, missa per nostra fortuna. Stiamo avendo abbastanza fortuna in questa battaglia. Mega Sableye, attenzione, livello 82. Ah, maledetto. Maledetto. Ah, com'è che si chiama? Prepotenza. Mandiamo Ampharos, vediamo cosa riusciamo a fare. Pain Split, che sarebbe malcomune. Thunder, ancora malcomune. Allora, vediamo di fare una cosa. Thunder Wave e olè, paralizzato, perfetto. Mettiamoci ad utilizzare Thunder anche noi. Cioè, anche noi, perché ho detto anche noi? Ok, perfetto, la paralisi fa il suo lavoro e Sableye va giù. Ottimo, battuto anche questo ninja sconosciuto. Interessante. Il capo sarà felice di sapere tutto ciò. Aspetta, ho una domanda. È su Absolve. Vi conoscete, vero? Sì. Non se n'è andato e ha risposto alla mia domanda. Ci conosciamo, ma sono diverso da lei. Lei è libera e non ha bisogno di seguire le indicazioni degli altri. Io sono differente. Io ho missioni. Ho sentito che è tornata a casa. Almeno è salva. Ehi, ecco, prendi questo come regalo. E otteniamo cascata tipo? Sì, cascata. Sono abbastanza sicuro. Esattamente. Ok, e dopo questo intoppo che non mi aspettavo. Finalmente possiamo sfidare la palestra. Io vi giuro che dopo aver finito Mega Power non ne voglio più sapere di ninja e di gente così. Allora, eccoci qua. Direi di entrare, ma prima leggiamo il cartello, vediamo di che tipo sarà questa palestra. Immagino di tipo ghiaccio, vero? Nel senso, vedo la neve. Ok, eccoci qua. Ah, ok, ho capito. Questa qua è la tizia che... Allora, innanzitutto si è di tipo ghiaccio. Questa qua era la tizia, ragazzi, che... C'aveva... Adesso non ricordo bene cosa aveva fatto perché è davvero tanto che non gioco a Mega Power. Ma aveva tipo fatto qualcosa per permetterci di salvare Cloyris e
ci aveva dato una mano nel processo, una roba del genere. Nel frattempo siamo riusciti qua ad evitare questa zona. E è un po' freddo dopo tutto. Ok, ma non mi sfidi. Meglio così. Allora, andiamo di qua. E allora, qua, perfetto. Mamma mia, questo creepy story. Ma non ci sono allenatori qua dentro, ma che cosa? Noi parliamo un po' a tutti, che non si sa mai. Nel caso non ci siano allenatori, ne sarei solo contento. Così almeno finisco sta palestra in fretta, che non vedo l'ora, ragazzi, di arrivare alla Lega. Perché, mamma mia, immagino già la difficoltà, finalmente, dopo tutti i giochi di sesta gen in cui non c'è difficoltà, sto pensando a cosa potrei fare. Questo? No, scherzavo. Perfetto. Ole, mamma mia, queste cose qua veramente allenano il cervello. Creepy Stories, ovviamente. Oh, siamo già arrivati. No, Articuno, no. Cos'è? Allora, eccoci qua. Pronti? Ho saputo che hai trovato dei shady, Creepy. Grazie mille, non ti preoccupare. Cancelleremo l'accusa su Chloeris, tipo. Ora lei è libera. Sibyl sarà felice di saperlo. Forse tutti voi pensate che io sia una persona ruthless, potrebbe voler dire tipo severa o qualcosa di simile, ma state sbagliando. Essere severa è ciò a cui mi abituo al mio lavoro. Creepy, lo so, sei qui per la medaglia. Dopo questo ho bisogno che tu finisca il mio quiz. Parla con i miei colleghi e ti aiuteranno a... Ma cosa? Ma no, ma perché? Allora, devo parlare un po' alla gente. Quindi sei qui per il quiz? No! Ma cazzo! Ok, questa qua è copiata da Let's Surge. Ma no, è di tipo rotta su... rotta, raga, ho fatto un mix, ma... Di tipo roccia su dovuto, ma lo sanno tutti, ma... Perché c'è Shenin già frozenato? Aspettate, non mi è chiaro qualcosa? Prima non era così, vero? No, perché l'ho curato. E vabbè. Raga, lasciamo perdere. Ma adesso devo farli tutti, vero? Sì, allora, calma. Allora. Ma va. Ma cosa? Ma non puoi pararlo Sunny Day Weavile, ma come? Ma da quando? In che universo? Ma cosa? Ma sono ignorante io, fatemi capire. Allora, vabbè, usa grandine, mi raccomando. Ole, giù. Raga, non puoi impararlo, forse in questa crown. Vabbè che noi abbiamo trovato tipo un Manetric con Dragodanza, quindi... Cioè, mi stai dicendo che mi hai fatto fare tutta sta... Che odio. Snowverse Evolve 42, sì. Dai, non le so io ste cose. Ma devo... Che due palle, raga. Ma cosa? Ehi, vabbè, a che livello si evolverà? Te al 40, al 38 massimo. Minchia. Ah, ok, mi frozenano quando... Quando sbaglio le domande. Tipo, quando passo sulle lastre. Non ne ho idea, sinceramente. No, Blizzard... Instagram, ecco, a casa. Wolverine, perfetto, anche lui. Non c'è problema. Battuta anche lei. Forse una domanda prima o poi la azzeccheremo, chi lo sa. Allora. Cosa vuol dire Swifter? Ma non lo so, sì. Sì, grazie Gesù. Quando ne ho sparata una a caso ce l'ho fatta. Ma non me ne frega niente. Ok. Ah, possiamo sfidarli comunque se vogliamo. No, corpo di ghiaccio se non sbaglio. Esatto, no, corpo chiaro. Allora io non ho voglia di combattere contro sti qua. It's time for quiz. No, sono sempre diversi gli Spinda. Esatto, mi pare che sono sempre diversi, quindi tecnicamente sono infiniti. Ok, qua ho sbagliato e ho affrontato questa battaglia. Vabbè, niente, ce la sbrigheremo velocemente. Oh mamma mia, che due palle però sta palestra. Mi hanno fatto arrivare fino al capo palestra. Intanto mi hanno shottato anche il Pokémon, grazie vita. E poi mi hanno fatto tornare indietro per rispondere ai quiz. Cioè, neanche quella di Let's Surge. Cioè, più bastarda questa. Allora, Dragon Claw.
Blizzard, qualcosa mi dice che avrei dovuto switchare. Già. Allora, Ampharos qua, e direi di fare qualcosa di veloce. Ma no, cosa è più veloce lui? Ma no, ma dove? In che... Che due palle. Ludicolo e Surf. Ok, giù. Ok, devo azzeccare le prossime domande, però. Allora, è possibile... No. Oh, che due palle. E... Ah, sì, ok, ha appena detto... Sì, mi congelano i Pokémon a muzzo. Allora, qua mi tocca per forza rivitalizzare Simisear, perché altrimenti qua c'ho tutti i frozenati, sapete com'è. È un po' dura se hai i Pokémon congelati, che tipo il congelamento è risaputamente il problema di stato più bastardo, che capita una volta ogni 100 anni, ma quando capita sono abbastanza cazzi, ecco. Ha missato Blizzard con la grandine, questo non dovrebbe succedere. Questo è un bug evidentemente, perché non deve succedere. Allora, tu... È possibile per Cininja imparare il sostituto? No, perché si ammazza. Vita triste. Dovevo chiederla a Luke io sta cosa. È lui il maestro di sostituto. Non potete farmi certe domande. Cioè, dovete farle a Luke queste. Ce le ho io gli Iceel. Sì, che culo. Non mi ricordo neanche quando li ho presi. Ma va bene, ce li ho. E a noi va bene così. Sti crie, vabbè, ma Gesù, ma non puoi davvero. Allora, Giga Drain... Circo, ma no, ma puro gelo, ma dai, ma che schifo! Dai, ma... Rest, vabbè, questo si addormenta. E viva la vita, adesso ti faccio il rollout. E... No, dai, ha la mossa russare, non ci credo. Ok, perfetto, giù però. Glady, vabbè, adesso un altro rollout in teoria. Ole, ottimo. Simisear livello 80 addirittura, cioè era più scarso del team prima di entrare in questa palestra. Ce n'è un altro di infame, sì, ce ne sono altri, ce ne sono un botto. Dio, ma perché devo perdere tempo io? In ste cose altresì futili. Ma guarda. Oh, perfetto. Tu, c'è un allenatore. Gudra, Kyogre, Cricket, tutto Electric, Regice e Keldeo. Tutti questi Pokémon possono imparare il riposo. Ma non lo so, non li ho neanche letti. Sì, che bello. Cricket tutto non poteva imparare il riposo. Ok, io ho affrontato ancora per sbaglio la battaglia e sono stupido. Sono stupido, ma proprio dentro sono stupido. Comunque non dovrebbe essere un problema. Esattamente. Allora, io non ho voglia di uscire a curarmi i Pokémon. Questo deve essere chiaro a tutti. Quindi ci voglio rimedi. No, ok, devo uscire a curarmi i Pokémon. Bene. Che bella la vita, ne? Allora, direi di... C'era anche un'altra porta, raga, da fare. Io non la faccio neanche morto. Io non la faccio neanche morto. Adesso sono curioso, però magari ci entro un secondo. Ok, era proprio chiusa di ignoranza. Allora, io i tuoi quiz del cavolo li ho fatti. Adesso pretendo la sfida. Mi sembra una cosa equa, no? Allora, calma. Come cazzo si fa qua? Ah, ma ecco, ma non l'ho visto. Allora, calma. Calma, ok. E uno l'abbiamo rifatto. Siamo già a 13 minuti. Madonna, che palestra orribile. Mamma mia. Ole. E due. Dai, veloce, su. Se mi rompe le palle per i quiz che ne ho saltato uno, giuro che le mangio l'articuno. Dai, allora. Con molta calma qua. Adesso in teoria era... allora sì, ok, ho capito. Ho capito, no problem. Perfetto. Ole. Ok, oh, siamo arrivati, non mi rompi le palle. Davanti io c'ho Simisear. Ok, direi che si può fare. Ce l'hai fatta? Sei molto capace. Come mi aspettavo, ce l'hai fatta ancora. Ora è il momento della battaglia. Se vuoi la medaglia, fai del tuo meglio. Finalmente, ragazzi, ottava medaglia. Allora, manda in campo. Vediamo un po'. Weavile a livello 82. Simisear, mi raccomando, non facciamo cavolate. Fake out. Hail.
E qua però Flame Will dovrebbe in teoria buttarlo giù perché Weavile ha pessime difese, però invece regge anche alla grande. Cioè, alla grande no, però. Ah, cattivo! Mi ha fatto il critical, bastardo. Allora, Ninjask. Devi fare un'area lace veloce, perfetto. Mega Glalie, attenzione! E noi mandiamo Magicham. Oh, tipo mangiato la E, ma fa niente. Hai jump kick, vero che lo mandi giù? Perfetto, 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 perfetto. Frostlass, e questo è un problema. Allora, proviamo con Ampharos. Vediamo di fare tipo. Allora, innanzitutto direi un Thunder Wave, così utilizza Curse, mossa infame, perché iniziamo a soffrire come dei cani. Però intanto va giù. Va giù ed è una cosa buona. Manda in campo Aurorus e noi switchiamo perché siamo affetti dalla maledizione, innanzitutto. E poi perché comunque hai jump kick su Aurorus. Se tutto va come deve andare, lo butta giù, no? Perfetto. Ok, stiamo andando bene, direi. Lapras, e a sto punto rientra in campo il buon Ampharos, che con un Thunder. Ho detto con un Thunder. Ho detto con un Thunder. Oh, grazie. Gli fa male. Vediamo quanto, però. Lo butta giù addirittura. Quasi. Allora, adesso. Lo reggi? Non lo reggi, bravissimo, complimenti. Oh, mandiamo un Ninjask velocemente. Lui in teoria adesso switcha, quindi io me la. Bravissimo! Mi complimento da solo per questa bella mossa. Anche se, vabbè, Ninjask ormai sta diventando sempre più scarso, noto. Con particolare tristezza, sta sempre diventando più scarso perché. Boh, non lo so. Horn Drill, no. Per Forcorno, no, ti prego. Per Forcorno, no. Per Forcorno, no. Comunque, ragazzi, vinta anche l'ottava medaglia. Adesso vedi che regge. No, ok, infatti. Vinta anche l'ottava medaglia e abbiamo battuto Frigus. Sei più forte di quanto immaginassi. Se vuoi puoi affrontare i Super 4. E certo, medaglia verità. Allora, fammi vedere un po'. Ok, questo qua è geloraggio. Perfetto, ragazzi, abbiamo vinto anche l'ottava medaglia e adesso sappiamo tutti che cosa ci aspetta. Una fune di fuga. Grazie. Grazie vita, veramente. Avrei potuto arrabbiarmi. Detto ciò. Dov'è? Eccoci qua. Ivara League. Ora, sinceramente non ricordo come si facesse ad andare alla Lega. So che bisogna entrare tipo nel bosco e fare un giro strano. Io direi di arrivarci e poi di stoppare. Ce l'avrò un repellente? No, allora sentite, me lo vado a prendere velocemente. Tanto ormai siete abituati a parti lunghe di Mega Power, quindi. Vabbè. No, ti prego, qua ce li hai i repellenti. Dai, ma che. No, ok, ce li ha, perfetto. Fail, non li avevo visti. Allora, 5 dovrebbero bastare in teoria per quello che dobbiamo andare a fare. Ok, ragazzi, la gente che entra in camera è molto bella. Ma comunque, ma comunque, ma comunque. Allora, innanzitutto attiviamo il repellente. Ripeto, non so bene come si raggiunga la Lega. So che, allora, bisognava entrare in questa foresta. Utilizziamone subito un altro. E prendere però una strada alternativa. Adesso non ricordo però quale. Questo è il problema serio. Intanto qua uno strumento che non ho mai preso, poverino, una pietra. Oddio mio. Allora, vediamo un po' se mi ricordo bene. Potrebbe addirittura essere giù di qua, forse. Ecco, forse là. Però il problema è come ci arriva il buon Creepy. Come? Ok, ce l'abbiamo fatta. Sì, ok, perfetto. Questa allenatrice qua mi, diciamo, suggerisce che forse siamo sulla strada giusta. Nel frattempo direi di batterla, che vabbè. Dopo aver affrontato certe sfide e trovare questi Pokémon davanti mi cadono i coglioni, ma comunque ha perso male. Ottimo. Adura ci chiama. Mi mancavano quelli che mi chiamavano su Mega Power, davvero, a voglia. Intanto lì c'è uno strumento che non posso raggiungere bene, allora non c'è problema. Ed eccoci qua. Eccola qua, infatti. Ricordavo bene, c'ero già stato in questa zona. Signori miei, stiamo per salire questa scalinata. E io credo che non ci sia nemmeno la via vittoria a sto punto. Comunque. Buzzard Badge. Roulette Badge. Eole. Sylphid Badge.
E anche questa ce l'abbiamo. Comunque l'accesso alla Lega Pokémon, se è questo, è davvero bellissimo. Buzz Badge. E abbiamo anche questa, ovviamente, ci mancherebbe. Spiral Badge. Sì, non sto commentando perché voglio creare silenzio d'atmosfera. Electrode Badge. Che mi sarei aspettato un Electrode, però vabbè. Purgatory Badge, che tipo ha un nome fantastico, medaglia purgatorio, mamma mia. E poi l'ultima, la medaglia verità. Ottenuta, ottimo così. Oddio. Oddio mio, che bellezza. Ora, questa è la mia vittoria. Esatto. Quindi ragazzi, nel prossimo episodio la mia vittoria c'era, ovviamente, non si è mai. Nel prossimo episodio, indovinate un po' cosa faremo. Entreremo in via vittoria, aggiungeremo alla Lega Pokémon. E direi che in 3 episodi ce la caviamo. Quindi fate conto parte 38 e 39. Detto ciò, io vi invito come al solito a lasciare un like, a commentare e iscrivervi al canale. E noi ci becchiamo in un prossimo video.